Sull'ordine dei lavori, sì, grazie Presidente. Mercoledì scorso la Commissione Ambiente è stata convocata per votare sempre per le nomine di questi due parchi, i presidenti per questi due parchi, Pantelleria e La Maddalena. Già in quell'occasione io ho dettagliatamente espresso a nome di tutto il mio gruppo la contrarietà non solo sull'inopportunità di questa votazione, che avviene a Parlamento con le Camere sciolte, e che non ha un'urgenza tale da convocare le commissioni per questo tipo di votazione, ancor più se teniamo conto che attualmente in questi parchi ci sono due commissari ad acta, uno da un anno e mezzo a Pantelleria, l'altro da un anno. Quindi si sarebbe potuto benissimo attendere per correttezza e per opportunità l'insediamento del nuovo Parlamento, e quindi anche con la presenza del nuovo governo, per procedere a queste nomine. Però la nostra contrarietà è ancora più forte per quanto riguarda i soggetti proposti per queste nomine, soprattutto per quello che riguarda Pantelleria. È ormai accertato e dichiarato che questo governo ha proceduto sempre come quelli precedenti del resto, a questo tipo di nomine per garantire una propria presenza, una persona di riferimento del proprio partito sul territorio. E questo, secondo il nostro punto di vista, è una procedura a cui bisogna mettere fine ed è durata già troppo. Però quantomeno mi aspetterei un minimo di decenza, perché proprio decenza, non ho usato un termine a caso, perché il curriculum del signor Salvatore Gabriele, come ho evidenziato anche mercoledì scorso, è mancante delle sue vicende giudiziarie. Ho riportato in questa commissione mercoledì scorso la notizia che questa persona risulta indagato per abuso edilizio, condannato per una multa per aver minacciato fisicamente il tecnico comunale incaricato dalla procura di relazionare proprio sul bene oggetto del suo abuso edilizio. Però il giorno dopo, il giovedì della settimana scorsa, è uscita un'ulteriore notizia, anche sui maggiori quotidiani, nazionali, ne ho qui, delle stampe, dove risulta che questa stessa persona ora è anche indagata nell'inchiesta che riguarda anche altre 73 persone, fra cui mi pare il padre del ministro Alfano, per associazione a delinquere, corruzione, truffa, ricettazione, corruzione elettorale e false comunicazioni in ambito societario. Ora la domanda che rivolgo al sottosegretario Degani, che è qui con noi oggi, è: quando mercoledì scorso ha detto che il Ministero dell'Ambiente dice che è stata fatta un'istruttoria per convergere con questo nome, grazie anche al parere favorevole del Presidente della Regione Siciliana Musmeci, e lo ricordiamo, però su che cosa si è basata questa istruttoria? Cioè scegliete le persone in base a quante più volte sono state indagate o sono coinvolte in vicende giudiziarie? Perché l'istruttoria non mi sembra che venga fatto per merito e esperienza, visto che questa persona non ha né l'uno e né l'altro. Fra l'altro io vi dico che i cittadini siciliani, soprattutto i cittadini di Pantelleria, conoscono bene questa persona e assolutamente si stanno mobilitando perché non la vogliono come presidente del parco, perché sono certi loro, e ne siamo certi anche noi, che questa persona non potrà far nulla di buono per il parco, ma solo usufruire di una nomina per la quale questo governo si è mostrato compiacente. Ora, è vero che il Partito Democratico è andato un po' in bancarotta grazie ai vostri leader passati e presenti, però se vi ostinate ad andare in questa direzione, a fare questa ennesima, tra virgolette, porcata, penso che rischiate di estinguervi del tutto. La mia richiesta, visto che è all'ordine del giorno e che non posso bloccare questo tipo di votazione, qualora ci dovesse essere il numero legale, mi sembra che ci sia, io chiedo veramente un atto di responsabilità ai singoli presenti in questa commissione, come persone, come parlamentari, di non partecipare a questo voto, di non rendersi complice di questa ennesima porcata. Siamo a fine legislatura, un po' di dignità farebbe piacere a tutti. Grazie.